Ciao di Gucci e ben ritrovati dal vostro AndreLink91 su Yo-Kai Watch 2. Questo video vale sia per Spiritosse che per Polpanime, come gran parte dei video che faccio di questi tips and tricks, chiamiamoli così. Ed oggi, prima di andare all'inferno infinito, fare primo girone, vi farò vedere come scambiare i vostri frammenti colorati con delle monete per la slot Kai. Per prima cosa andiamo a Roccafaccione. A Roccafaccione andiamo sul punto più alto di Roccafaccione. E dobbiamo arrivare vicino a quella lapide, dove c'è quella lapide, come vedete in questo video, e deve esserci uno yokai di rango B, altrimenti non serve a nulla. Io la prima volta non ce l'ho fatta a trovare yokai di rango B, quindi ho salvato, prima di arrivare a Roccafaccione, in alto dico, ho salvato con Fiammocchio, e ho resettato 3 volte prima di riuscire ad incontrare uno yokai di rango B. L'unico yokai di rango B che si può trovare qui è Posidonio. Posidonio ama il carry abbondante, quindi al 90% col carry abbondante vi diventa amico. Iniziate la battaglia, dategli il carry abbondante, al 90% vi diventa amico. Io per 4 volte l'ho fatto, per 4 volte mi è diventato amico. La quinta volta no, quindi su 4 volte su 5, insomma, direi che funziona, insomma, ecco, ci tengo a provare bene le cose prima di farle, se no altrimenti è inutile dirlo. Quindi una volta fatto andiamo a San Fantastico. A San Fantastico ora non so bene come spiegarvelo, però guardando il video si capisce, insomma, scendendo dal pontile, andando sul mare, sulla prima parte dove si può andare sul mare, in alto a nord, c'è una piccola rientranza nella parete, e ancora qui non ci sono stato, quindi cerco di raccogliere tutti quanti gli oggetti possibili. Insomma, niente di che, comunque sia come oggetti, eh. E a questo punto qui ci sarà un quiz cartello. Ora, perché vi ho fatto prendere Posidonio? Perché nel quiz cartello va scritto Posidonio. Una volta fatto, per 8 frammenti colorati, lui ci darà una moneta. Ora, gli 8 frammenti colorati devono essere tutti dello stesso colore, e sarà lui a decidere quale colore vi vuole scambiare. Può essere che oggi voglia il rosso, può essere che domani vuole il rosa, può essere il viola, il blu, il verde, l'arancione, il giallo. Sarà lui a decidere quale colore scambiare. Ovviamente dipende dal giorno. Le tribù sono 8, i giorni sono 7. Bel lavoro. Però direi che ora possiamo andare all'inferno infinito, eh. Oh, finalmente si può tornare all'inferno infinito. Guarda, c'ho proprio una di quelle voglie. Sapete quando state in astinenza di qualcosa? Beh, forse non è proprio il paragone adatto. Però insomma, diciamo che mi è mancato un po' l'inferno infinito. Come quando ti manca un calcio nelle palle. Davvero, proprio questo è un paragone perfetto. L'inferno infinito, ragazzi, è davvero tosto. E sono sicuro di avere almeno gli yokai col livello necessario per battere Occhi Mandra, se è rimasto lui il primo boss dell'inferno infinito. Se no, non lo so, l'altro boss che ci sarà. Comunque sia, per il primo boss ce la facciamo. Lo senti anche tu notevole, Andrea? Questa capanna ha qualcosa di strano. È l'ora di potenti yokai. Già. Credo che troveremo nemici più forti di quelli affrontati finora. Dobbiamo essere molto cauti. Capito. Tutta entusiasta. Hai usato la chiave della baracca? E beh. Cioè, in effetti, non è mai venuto in mente a nessuno di scardinare le porte della baracca. O sono protette da un qualche sigillo magico per cui solo la chiave riesce ad aprire le porte.
È interessante sta cosa. Allora, gli yokai ce l'ho carichi. Sì, però devo scambiarli un attimo di posto perché non mi piace così come stanno messi. Purtroppo devo cambiare, diciamo, la natura, la per pers, che è pers? Non ho mai capito pers cosa. La personalità, ecco. Ci sono arrivato ora, che bello. La personalità di Darknian e di Velenombra. Devo cambiare le loro due personalità. Stavo per dire natura, ma anche personalità va bene, anche se ci sono arrivato ora. Qui c'è l'entrata del paradiso divino, ma una volta finito l'inferno infinito avremo accesso. Quindi in teoria il paradiso divino dovrebbe essere tosto tanto quanto l'inferno infinito, perché se dobbiamo finire l'inferno infinito per arrivarci, insomma, deve essere abbastanza dura. Ad ogni modo, c'è Debombrello e Padezoma qui davanti. Cioè, abbiamo yokai di livello E qui sotto. Probabilmente saranno a livello 40, 50, una cosa del genere. Proprio perché è il primo girone, allora dicono partiamo con yokai di livello basso per poi arrivare a Wukshilo alla fine con yokai di livello A. Porca miseria. Davvero, davvero tosta come cosa, eh. Quindi, come ho detto, per Occhimandra, se è rimasto il primo boss, o chiunque sia, per il primo boss ce la faccio, cioè livelli buoni. Per il secondo boss invece dovrò allenarmi un pochino qua dentro. Inoltre, non penso caricherò subito domani la seconda parte perché devo andare a catturare un po' di bovindovino per farle diventare gemme. Perché bovindovino, una volta fatto diventare gemma, praticamente fuso, attenzione, fuso con l'acqua eterea, mi sembra, o vaso etereo, non mi ricordo. Si compra comunque sia al negozio, quello aperto solo di notte a Valdoro Centro. Al centro commerciale, nella zona commerciale di Valdoro, comunque sia. Quindi lì lo comprate. Il negozio aperto solo di notte è quello che vende cianfrusaglie, praticamente. E lì si compra vaso etereo, acqua eterea, non mi ricordo come si chiama. Si compra quello, si fonde con bovindovino e si crea, non mi ricordo come si chiama, perché già l'ho usato, praticamente l'ho fuso e l'ho usato subito. E l'ho fatto diventare, insomma, la fusione che nasce da bovindovino e quell'acqua, quel vaso, diventa, e sali, e niente, non si sale da qua. Diventa una gemma, facendola diventare una gemma, diventa una gemma che praticamente, data a uno yokai, gli fa guadagnare più punti in battaglia. Se noi facciamo 6 di queste gemme, e le facciamo arrivare al livello 6, quindi fondendole praticamente con altre della loro stessa specie, che è più facile in questo modo. Si fanno diventare di livello 6, date a tutti quanti e 6 gli yokai, insomma si ricevono davvero tanti punti esperienza. Però questa cosa si può fare contro yokai, insomma, di livello più basso rispetto al nostro, perché se no gli yokai comunque sia o si danno a yokai, o abbiamo nella nostra squadra yokai che possono avere almeno due oggetti. Se no, davvero, ragazzi, con un oggetto solo si diminuisce di molto la statistica che abbiamo aumentato con un particolare strumento. Quindi io per il momento mi alleno magari contro la Taldama, che comunque sia non è di livello troppo alto per i miei yokai. Ad ogni modo, devo ricaricare un attimo Darknian. No, Malonian, scusate, Malonian. E poi possiamo anche andare. Quindi è rimasto lui. Bene, bene, bene. Sarà una lotta dura, ma penso di potercela fare, eh. Il cortile della scuola? Non eravamo nell'inferno infinito? Curioso. Non mi stupisce che accadano cose sorprendenti, come ho già detto. Prima è così. Ehi, eravamo laggiù e ora siamo qui. Un minuto dopo non mi sorprenderei se sentissimo cose tipo: ho sognato che il di zucchero filato e il cuscino era sparito. A ogni modo, pare che uno yokai potente ci stia aspettando. Fai vedere chi sei, Andrea. Grazie, Whisper, sempre di incoraggiamento. Ad ogni modo ho messo Darknian come valletto perché Darknian, diciamo che Batman, essendo il mio eroe preferito, anche se è più un anti-eroe, diciamo che Darknian è Batman, è palesemente ispirato a Batman e quindi ho messo Darknian come valletto. Allora, Occhimandra, non ho capito qual è l'occhio.
Perché in genere quando fa questo attacco si capisce qual è l'occhio, ma non... Niente. Bisogna colpire tutte quante le teste, o meglio, se ci va bene anche una sola, perché deve aprirle. Due sono bocche e una è un occhio. Quindi con un po' di fortuna spero che quella al centro sia l'occhio. Se no mi devo toccare ricaricare gli yokai a palla proprio. Eccolo. Ah, la lingua. Vabbè, facciamo quest'altra testa. Dai, questa. Una con l'attacco di Velenombra. Velenombra diciamo che è figo quanto Velenotto, ma... Oh, cavolo. Ma ti pareva? È figo quanto Velenotto, solo che essendo buio è ancora più figo. E mi sembra che Velenombra sia anche... disponibile già su Yokai Watch 1, mi sembra. Mi sembra che... Io seguo uno youtuber americano più che altro che fa Yokai Watch, ma lo seguo proprio pochissimo perché non mi voglio spoilerare nulla, quindi... Ho finito il gioco poco tempo fa e ho iniziato a rivedermi tutti quanti i suoi video di Yokai Watch. E... praticamente lui mi sembra avesse già Velenombra sul primo Yokai Watch. E ci stava affrontando l'inferno infinito. Eccolo, dai baby, e andiamo giù di mazzate, ragazzi. Non voglio vedere nessuno pigro. Inoltre Darknian è molto buono perché evita l'attacco botta bitorzoluta, mi sembra si chiami, di Occhimandra. Quindi praticamente è immune all'energy max dell'avversario. Ragazzi, dai Fuimuro, dai che gli facciamo il culone. Cioè, oddio, gli bottiamo l'occhio al limite, non... Oh vai, non li chiudere ti prego, rimani un altro pochetto così, fatti arrivare a metà vita, cazzarola. Beh ragazzi, è il momento di dargli proprio tante di quelle botte che se le ricorda finché campa. Vai Madolian, fagli male. Famogli male. 144 Madolian. Stavo pensando anche di togliere Malonian per far rimanere Jibanyan in squadra, perché Jibanyan comunque sia è buono. Però nello scorso Yokai Watch mi sono detto, dato che ho fatto, cioè mi sono detto in questo Yokai Watch, dato che nello scorso ho fatto fondere quasi per sbaglio Jibanyan con Malagol per farlo diventare Spinian, ho detto a quel punto Jibanyan non l'ho più usato. Tanto che Malonian comunque sia colpisce tutti quanti col suo attacco, no? Tutti, diciamo, e tre gli yokai della squadra avversaria. Che poi Occhimandra funge appunto come yokai unico, ma con tre teste divise praticamente. Ho detto, perché non tenermi Malonian, che tanto è forte quanto Jibanyan? Che poi, allora, Jibanyan... A dire il vero, gli ho insegnato l'Energy Max, non so come si chiama, non mi ricordo come si chiama in italiano. Ad ogni modo fa 300 di danno. E non so quanto possa essere potente su Occhimandra, in teoria, quell'attacco. Insomma, alla fine ho levato Jibanyan e ho messo Malonian. Perché mi piaceva di più magico, tanto che nel vecchio Yokai Watch ho usato Spinian, qui uso Malonian che, insomma, i suoi bei danni li fa. La cosa di tenere Jibanyan con l'Energy Max più potente è buona e sicuramente lo riutilizzerò più avanti, magari verso contro Quaxillo forse. Perché poi Quaxillo ha quell'abilità che cambia da attacco speciale a attacco fisico. E nello scorso Yokai Watch per riuscire... A parte che avevo gli Yokai deboli nello scorso Yokai Watch, ok? E questo è chiaro, questo è innegabile. Però per battere Quaxillo l'ho dovuto portare oltre il livello 90. E... insomma, non è che è stata proprio un'impresa facile, devo ammetterlo. Allora, abbiamo Occhimandra che è oltre la metà della vita. Mi è rimasto un quarto di vita, un terzo? Direi un quarto di vita. Allora, con l'attacco di Loforte dovrei riuscire a farli aprire tutti e tre, tutte le altre due bocche e vedere quale nasconde l'occhio, se ce la facciamo. No. Accidenti. Velenombra. Allora con Velenombra dovrei farcela. Vai, Drago dell'Ombra!
Apri ste cavolo di bocche, apri. Dannazione, Fimuro. Mo però ce la facciamo. Aprile, aprile. Almeno una. Eccolo. Ah, yeah. E ora finiamolo, ragazzi, finiamolo. Cavolo, tutti quanti gli Energy Max scarichi. Cacchio, però vabbè, attacchiamo lì quell'occhio lì. Accidenti. Non fate. Oh, vai, Leo forte. So che mo devi sta fermo. Oh, non è stato fermo neanche un turno. Bene. Leo fermo non ha fatto effetto. Perfetto. Cioè, che bella rima. Oh, yeah. Leo fermo non ha effetto la sua dote. Ora è carico. Dovrei farcela. Dovrei farcela con l'ama leonina. No. Accidenti. Fuimuro attacca. Fuimuro. Dai. Oh. Ce la fecero i nostri eroi. Certe volte, guarda, proprio ti prende l'ansia quando gli manca proprio uno sputo di vita e il tuo yokai non attacca. Ah, cavolo, quanti pochi punti. Cioè, 6.000 punti per Occhimandra. E mi ha fatto proprio sudare tanto per batterlo. Accidenti. Vabbè, dai, mo mi tocca allenarmi almeno fino al 60 per il prossimo boss, che dovrebbe essere Canotto, la controparte di Vela Nera, se non sbaglio. Io lo so, lo chiamavo Cambi nello scorso Yokai Watch, ma perché avevo lo schermo più piccolo. Per vedere lo schermo del computer era più piccolo. E inoltre anche di conseguenza il viewer del 3DS era più basso, era più piccolo quando ancora avevo la capture card, porca miseria. E quindi di conseguenza l'8 mi sembrava una B. Quindi ho sbagliato sempre a pronunciarlo. Ad ogni modo, Kuji, vi ringrazio per aver seguito anche questo video di Yokai Watch, che spero vi sia piaciuto. Come sempre ci vediamo nel prossimo video. Bye bye.